Ma ciao a tutti che si racconta! Ma vi siete mai chiesti che volto avessero alcuni famosissimi personaggi di altrettanti famosi cartoni animati? Io sì, e a quanto pare molti di questi personaggi in segreto, se così vogliamo dire, hanno rivelato la loro identità. Alcuni non sono proprio ciò che vi aspettereste, quindi se siete seduti o sdraiati una mezza via, quindi seduraiati e avete già dato un'occhiata al canale di gaming ufficiale, mettete un bel mi piace e cominciamo anche oggi un'altra incredibile top! Sarabellum. Doppiata da Jennifer Martin, è un personaggio secondario della serie Le Super Chicche. Adoravo quella serie, e voi? È l'assistente del sindaco del paese e a quanto pare molto molto attraente. Anzi, addirittura online in molti avevano chiesto un'intera serie solo con lei, per quanto era diventata famosa. Ma sfortunatamente non si può mai vedere il suo volto, visto che grazie a ingegnosi cambi di telecamera si riusciva sempre a nasconderla, ma in uno speciale episodio per i 10 anni delle Super Chicche si è vista per un nanosecondo. Non tantissimo, giusto un occhio, visto che l'altro era coperto dalla frangia. Ovviamente i disegnatori l'hanno fatto apposta, il resto del volto doveva essere creato un po' a fantasia, diciamo. Mucca e Pollo. Questo cartone è stato molto seguito, specialmente in America, ma anche qua aveva un buon pubblico. Uscito nel 1997, ha conquistato davvero tantissime persone, ma sarò sincero, a me faceva un pochino di impressione, a volte anche senso. Specialmente il diavolo senza pantaloni era un personaggio che non capivo tantissimo, ma sono opinioni personali. Comunque i genitori dei due protagonisti non venivano mai mostrati, ed erano due umani secondo quanto si poteva vedere, cioè solo la parte sotto del corpo. Dico che questo cartone era pure inquietante, perché questi genitori non hanno mai avuto la parte sopra. In un episodio si poteva vedere che erano proprio delle gambe parlanti, addirittura nemmeno le loro ombre avevano il busto. In un altro episodio Mucca e Pollo trovano due metà di due manichini che a quanto pare sono i genitori e a quanto pare proprio la loro parte superiore. Quindi per capire chi sono bisogna mettere insieme questo incredibile e assurdo puzzle. Tom e Jerry. Non esiste alcun bambino o adulto che non abbia mai sentito parlare di Tom e Jerry, ne son sicuro. Questo cartone ha fatto la storia dell'animazione. Io ero il primo a prepararmi ogni sera alle 8 dopo aver mangiato per vederlo con tranquillità e assistere alle disavventure del povero gatto, preso in giro da un topolino. Gli episodi sono usciti dal 1940 al 1967. Poi più in là sono usciti un po' di film e altre piccole clip. La serie ha vinto ben 7 Academy Awards e molte sono le domande che le persone si sono poste guardandola. Una di esse riguardava Mammy Due Scarpe, uno dei personaggi più iconici degli anni passati per quanto riguarda la segretezza del volto. Anche per via di questo personaggio Tom e Jerry ha ricevuto critiche dai genitori, perché a quei tempi i personaggi di colore non erano ben accetti. Comunque sia, è la domestica della casa che non mostra mai il suo volto, tranne nell'episodio 48 dove, dopo aver ricevuto una chiamata urgente, è corsa per strada alla velocità della luce mostrando il suo volto per un nanosecondo, ed eccola in tutto il suo splendore. Ed, Ed e Eddie. Sappiamo spesso il nome di molti personaggi di famosi cartoni senza nemmeno aver visto i loro volti, ma non nel cartone di Ed, Ed e Eddie, dove il personaggio senza volto viene sempre riconosciuto come il fratello di Eddie. Davvero molto generico. Era un cartone canadese molto popolare anche dalle nostre parti, uscito nel 1990. Parla appunto di tre ragazzi e le loro avventure sfortunate di tutti i giorni, tra bulli e tanto altro. Nonostante tutti abbiano genitori e parenti, raramente vengono mostrati o a volte mai, tranne per il fratello maggiore di Eddie, che non viene mostrato però in volto. Si possono notare solo le scarpe. Il suo volto è stato rivelato come si deve soltanto nel film ufficiale della serie animata, visto che era anche l'antagonista. E a quanto pare si veste un po' da uomo maturo e ragazzo vissuto, con un cappello marrone e occhiali da sole anche quando piove. No dai, se li toglie. Comunque la cosa incredibile è che questo è l'unico personaggio adulto ad apparire nella serie. South Park. È una serie animata molto oscura e politicamente scorretta che prende in giro un po' tutto e tutti, ed è stato varie volte criticato e in tanti hanno cercato di buttarlo giù, con scarsi risultati per fortuna. Ovviamente non era affatto per bambini, ma faceva ridere un sacco gli adulti e lo fa tutt'oggi. Uno dei personaggi più iconici è Kenny, un ragazzo che con una felpa arancione e una storia inquietante alle spalle ha conquistato tantissime persone.
Non sto qui a raccontarvela adesso, ma vi consiglio assolutamente di leggerla. Il suo volto non viene mai rivelato, anzi, quasi mai. Tutti volevano sapere anche quale fosse la sua voce. I creatori hanno ascoltato i fan e fatto le cose in grande, rivelando la sua identità nel film di South Park, in 7-8 secondi di una scena, dove Kenny si leva finalmente quella cuffia, rivelando anche un po' della sua voce. Goodbye, you guys. Con questo concludiamo. Adoro i misteri legati ai personaggi dei cartoni, voi no? Spero il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo. Anzi, adesso potete trovarmi anche su Twitch.